Buonasera dal Palasport di Piacenza, tutto pronto per la 29esima giornata del campionato di Serie B, Girone B. Ultima uscita casalinga per i biancorossi di coach Steffè, che vengono da una striscia positiva di 3 successi conquistati contro Iseo, contro Cento, la grandissima prova che abbiamo seguito su questo campo, e infine la sfida della scorsa settimana in quel di Padova, che ha permesso a Piacenza di avere ottime probabilità di conquistare la terza posizione in classifica. Questa sera è sostanzialmente decisiva, perché in caso di vittoria sarà irraggiungibile dalla Baltur 100 e quindi potrà affrontare i playoff con la terza posizione. A sfidare la Vecchieri sarà il Sustentus Sestu, formazione che quest'oggi si presenta piuttosto rimaneggiata, alcune assenze anche importanti che peseranno nell'economia della squadra di coach Sassaro. Vedremo se chi è giunto in terra emiliana riuscirà a dare una scossa, a mantenere la squadra in campo nel migliore dei modi. Sesto che, più che guardare a questa partita, è chiaro come sia concentrata già su quella che sarà l'ultima sfida contro Vicenza, formazione che condivide la posizione in classifica con 16 punti conquistati fino a questo momento. Le due squadre si giocheranno sostanzialmente il fattore campo nello scontro play-out per il mantenimento della categoria. Piacenza dal canto suo dovrà fare a meno molto probabilmente di due pedine importantissime. Parliamo di Capitan Soragna, che difficilmente sarà della sfida dopo aver giocato 3 minuti in quel di Padova. Non è al meglio per quanto riguarda l'infortunio muscolare che lo ha colpito qualche settimana fa in quel di Orzinuovi. Anche Banti difficilmente metterà piede in campo, non lo si vuole rischiare, anche lui ovviamente non nelle migliori condizioni per scendere in campo. Vediamo intanto quello che è il quintetto piacentino: Sanguinetti, Magrini, Leonze, Orezzano e Matteo Samoggia. Dall'altra parte Sestu risponde con Scodavolpe, Villani, Trionfo, Graviano ed infine col 18 Passaretti. No, scusate, manca il numero 11, Villani. Squadre che si salutano, tutto pronto all'inizio di questa sfida. Sfida che inizia alle ore 16, un dato insolito per il pubblico piacentino, che infatti nel giorno della vigilia di Pasqua sicuramente ha preferito altre attività. Partita iniziata con Sestu che va a perdere questo primo pallone, Sanguinetti lo controlla, inizia il primo attacco piacentino con Leonzo che riconsegna il pallone a Sanguinetti, superata la metà campo per i biancorossi, quindi si muove Magrini che riceve sul lato sinistro, servito Samoggia, volendo uno contro uno, spalla canestro con Scodavolpe, il tiro cadendo all'indietro molto difficile, sbagliato a rimbalzo Trionfo che fa partire la transizione offensiva dei sardi. Poi il palleggio di Graviano sulla buona difesa di Leonzio che lo costringe alla palla persa. Samoggia e Rezzano in stereofonia controllano questo pallone, Sanguinetti che ovviamente è la mente della Vecchieri Piacenza. Magrini prova il lob per Samoggia, non arriva nelle mani del lungo sardo e la palla si spegne a bordo campo per l'ultimo tocco di un giocatore di Sesto. Piacenza con 13 secondi per andare al tiro. Si carica della rimessa Magrini che va a servire Sanguinetti. Nuovamente Magrini, ecco il pick and roll giocato con Samoggia, cambio difensivo, porta su di lui Villani, Matteo Samoggia può sfruttare il fisico, gran giocata sul piede fermo, una finta per lui e poi l'appoggio. Primi punti in questa partita per Piacenza, primi punti per Matteo Samoggia che sta viaggiando veramente ad alta quota in queste ultime partite, sta prendendo sempre più fiducia. Sbaglia intanto Trionfo dall'altra parte, Sanguinetti ha conquistato il rimbalzo difensivo, servito Rezzano che va a servire Leonzio, si butta dentro, fallo su di lui, se ne accusa immediatamente Scodavolpe che chiede spiegazione ai compagni per il mancato rientro difensivo. Sarà rimessa da fondo per Piacenza con Rezzano pronto a servire Samoggia, eccolo il numero 21 biancorosso che va da Sanguinetti, si muove Rezzano, vuole l'uno contro uno, spalla canestro anche egli contro Passaretti, arrivano i primi punti di Massimo Rezzano che ha faticato dal punto di vista realizzativo nell'ultima partita contro Padova,
6 punti con percentuali piuttosto basse, ma tante partite giocate oltre i 30 minuti di gioco si fanno sentire sull'esperta ala ex Brescia e Scafati, mentre nel frattempo ha segnato sesto, primi punti della partita con la squadra Volpe che ha appoggiato al tabellone. Piacenza attacca con Magrini che va in angolo da Sanguinetti, si torna da Magrini in punta che guarda un attimo il canestro, sfrutta però il blocco di Rezzano, gran giocata a proteggere il pallone, due punti per Mattia Magrini che si iscrive a referto. Adesso Magrini difende su Skoda Volpe che prova ad attaccare dal palleggio, questa volta sbaglia, sfortunato. Piacenza con la palla nelle mani di Sanguinetti, va da Rezzano, tanto spazio per lui, non può esimersi, tripla per Rezzano, sale immediatamente a quota 5. Piacenza alza il tono difensivo, trionfo da Graviano che adesso mette palla a terra, si torna da trionfo, il resto del tiro, Mancino sbagliato, toccano palla due giocatori di Piacenza, poi alla fine è sesto a conquistare nuovamente la sfera, Skoda Volpe a servire trionfo che esita un attimo, si butta dentro, buono il passaggio per Graviano che appoggia al tabellone, altri due punti sono quelli del 9-4, 7 da giocare. Magrini sotto da Samoggia in angolo da Leonzio, si continua con il girandola di passaggi nell'attacco piacentino, poi Sanguinetti si prende il tiro dai 7 metri, sbagliato, prova a lottare Rezzano, non la può contro le due maglie blu che lo circondavano, Skoda Volpe ha tanto spazio dall'arco e manda bersaglio da tripla, rientro difensivo pigro in questo caso da parte della Beccheri che concede a Sesto di ritornare sul meno 2, 9-7, 6 minuti e mezzo circa da giocare in questo primo quarto. Sanguinetti da Leonzo che ha tempo di mettere a posto i piedi, sbaglia questo tiro, Rezzano si lamenta con gli arbitri per essere stato trattenuto a rimbalzo, Graviano da Trionfo, no scusate, da Villani, poi il canestro da parte di Passaretti, 9-9, Sesto sta rispondendo colpo su colpo a Piacenza che aveva provato la mini fuga qualche possesso fa. Adesso Samoggia, crossover per lui, serie di finte, incrocia, poi c'è il fallo su di lui, non arriva per questione di centimetri il canestro, andrà in lunetta con due tiri liberi. Che bella giocata della vecchia scuola quella di Matteo Samoggia con questa serie di finte e poi l'incrocio per andare al tiro. Time out in campo. Si ritorna in campo con i due tiri liberi di Matteo Samoggia che manda bersaglio il primo, torna avanti Piacenza 10-9, seconda opportunità per l'ala ex Empoli quest'anno, in forza Piacenza 2-2 per lui, 11-9, 5:40 da giocare, alza la difesa Piacenza con Rezzano che ha provato a mettere pressione
su Graviano, adesso superata la metà campo senza però troppi problemi da parte di Sestu, si va da Villani, mette palla a terra, va a servire nuovamente Scodavolpe che prova il crossover su Samoggia, quale prova a tenere bene col fisico. Graviano in zingarata, si appoggia al tabellone, mancavano solo 3 secondi. Bella giocata da parte dell'esterno dei Sardi, che fissa nuovamente la parità qui al Palasport di Largo Anguissola. 11-11 quando riceve Magrini, che va a servire molto bene Samoggia, pescato nel migliore dei modi su quello che è stato un taglio fatto con i tempi, con i modi giusti. Super l'avvio di Matteo Samoggia, sale a quota 6 punti personali, top scorer fino a questo momento. Dall'altra parte vediamo un bel movimento da parte di Villani, che segna e subisce il fallo, ce l'hai per 3. Il canestro, chiedo scusa, era di Passaretti, che infatti vediamo in lunetta il lungo con il numero 18 dei Sardi, che sbaglia però il libero aggiuntivo. Rezzano senza problemi a rimbalzo. Vediamo Bruni in campo per la prima volta in questa partita, prova a lavorare sulla linea di fondo, andando a bloccare per Rezzano, poi si va proprio dal numero 8 biancorosso che lavora contro Villani. La differenza di stazza è troppo a favore del lungo triestino della vecchia di Piacenza, che fissa così altri 2 punti sul suo tabellino. Sale a quota 7, porta Piacenza a 15 contro i 13 di Sesto, che però ha palla per tornare in parità o eventualmente mettere addirittura la testa avanti. Scodavolpe raddoppiato in maniera però fallosa, si scusa Mattia Magrini, si accusa immediatamente del fallo, va a stringere la mano a Scodavolpe. È il primo fallo per Mattia Magrini, 2 invece quelli di squadra per Piacenza, altrettanti ne ha commessi fino a questo momento Sesto. Rimessa laterale per il sostento, che avrà 14 secondi per andare al tiro. Si procede ad asciugare il parquet, si può riprendere in questo momento a giocare. Scodavolpe riceve la palla per effettuare la rimessa. Trionfo, vuole Graviano, marcato da Bruni. Sfida per esterni, post basso, Passaretti attacca da fuori, sbaglia l'appoggio al tabellone. Magrini conquista palla dopo il rimbalzo, va a servire in maniera difficile a Rezzano, che però in qualche modo favorisce Sanguinetti. Ecco Samoggia per il blocco, si sfrutta il suo e non quello di Rezzano. Tripla di Sanguinetti da casa sua, Giacomo Sanguinetti porta Piacenza avanti di 2 possessi, anche se non pieni, 18-13, siamo entrati negli ultimi 4 minuti della prima frazione. Scodavolpe fuori da Graviano, che cerca l'extra pass, lo fa in maniera sbagliata. Bruni, Trionfo recupera bene su di lui, ma Bruni è più lesto e va ad appoggiarsi al tabellone, 20-13. Buono l'impatto di Bruni, subito aggressivo in difesa e mordente in attacco. Graviano sbaglia incredibilmente un appoggio, aveva effettuato un taglio con anche lui con i tempi giusti, servito nel migliore dei modi, ma il CD Bruni che però non trova il canestro, non trova fortuna in questa sua zingarata. Passaretti, gran transizione da parte di Sesto, che non è la prima volta in questa partita che fa vedere di essere squadra votata alla transizione offensiva. Adesso a disposizione a zona per la squadra sarda, l'attacca Piacenza con Rezzano, calza un lob per Samoggia, bello il giro sul perno, altri 2 per Samoggia, segnate 8 sul suo tabellino, 8 sui 22 di squadra. Grande avvio da parte dei lunghi biancorossi, considerando che Banti difficilmente sarà di questa partita. Samoggia e Rezzano in questo momento stanno realizzando 15 dei 22 punti, intanto ha sbagliato Sesto con Sanguinetti che va a conquistare questo rimbalzo, si lancia in transizione, ma Trionfo fa buona guardia su di lui, poi tanto troppo spazio per Bruni, che non deve fare altro che alzarsi dall'arco. Più 10 Piacenza, che in un amen stacca i Sardi e prova la fuga. Non deve perdersi di morale Sesto, adesso attacca con Graviano, si va da Villani, l'arresto, il tiro sulla testa di Rezzano. Magrini a rimbalzo, ancora una volta lui a lanciare l'attacco piacentino. Fallo della difesa e il canestro, Mattia Magrini. Gran momento di Piacenza, mentre vediamo Soragna che va a spiegare un paio di cose a Mattia Magrini. Sicuramente non può essere utile in campo, quindi
la sua esperienza, gioco forza, viene trasferita con questi siparietti che vedremo molto spesso a bordo campo. È stato uscito un eccellente Sanguinetti, esordisce in questa partita Tempestini. Tempestini che, ricordiamolo, nella partita di andata fu sicuramente tra i migliori. Top scorer Sanguinetti, ma Tempestini doppia doppia da 16 punti, 10 assist. Partita di altissimo livello per il playmaker ex Monsummano, mentre Magrin ha mandato a bersaglio il libero aggiuntivo. Attacca Sestu con Villani che cerca un compagno, lo trova in Graviano, su di lui Bruni che continua a fare buona guardia. Soltanto 5 secondi, Graviano dovrà inventare qualcosa, si arresta dal gomito a bersaglio, si sblocca finalmente Sestu. 28-17, è una Piacenza che prova ad essere travolgente. Magrini riceve il consegnato da Samoggia che taglia, non viene servito in un primo momento. Sì, però in un secondo Samoggia non serve il taglio di Tempestini, si prende un'altra conclusione, la manda a bersaglio. Semplicemente immarcabile Matteo Samoggia in questo avvio di partita. 10 dei 30 punti portano la sua firma. Florida intanto è entrato in campo, va a servire, è andato a servire in precedenza Scoda Volpe, che si arresta. Villani, marcato da Tempestini in questa sfida fra numeri 11, ha la meglio. L'esterno di Sesto che realizza dal pitturato il 30-19, ultimo minuto che inizia in questo momento. Piacenza attacca con Tempestini, sfrutta il blocco di Rezzano che si allarga per provare a colpire dalla lunga distanza. Servito Bruni che sfrutta ancora una volta un blocco di Rezzano. Buono il giro sul perno, buono l'appoggio a tabellone. 32 Piacenza, 19 Sesto. Rezzano sale a quota 9 punti in questa partita. Scoda Volpe sicuramente chiamato a una gran prova quest'oggi a servire Trionfo che con l'aiuto del ferro trova due punti, sono quelli del 32-21, sempre vantaggio in doppia cifra per Piacenza che ora non potrà andare fino in fondo. Anzi sì, sono praticamente uguali, cronometro della partita, quello dei 24, Tempestini si alza praticamente allo scadere, solo ferro per lui. Finisce qui il primo quarto, un eccellente primo quarto di Piacenza, avanti 32-21. Thank you.
del secondo quarto portano la firma di Massimo Rezzano, che non ha alcuna voglia di fermarsi dopo i 9 punti realizzati nel primo quarto. Sale a quota 11, 34-21, attacca sesto, palla sotto al numero 11, ovvero Villani, che non va a bersaglio, attacca Piacenza con Bruni, nessuna fretta di superare la metà campo, lo fa in questo momento, si fa vedere Magrini, prova a servire Bruni, ma gli viene murato letteralmente il passaggio. Guerra, che esordisce in questa partita, va a servire Tempestini. Ecco il blocco di Rezzano, 5 secondi nell'azione. Magrini deve inventare dal palleggio dietro la schiena per Rezzano. Gran giocata fra i due piacentini per il 36-21. Magia di Mattia Magrini e poi Rezzano con ciò che gli riesce meglio, ovvero mettere punti a referto, la macchina da canestri. Lo dimostra ancora una volta, 13 nella sua partita, sono due in doppia cifra come realizzazione. Scodavolpe intanto va a calpestare la linea laterale, cambia Piacenza, esce tra gli applausi Mattia Magrini, dentro Sanguinetti. Quintetto piuttosto piccolo quello messo in campo da coach Steffè. Tempestini, Sanguinetti, Bruni e Guerra sono sostanzialmente quattro playmaker in forza alla Becheri, con Sanguinetti che intanto si prende questa tripla dalla sbaglia, il solo Rezzano come lungo. Una squadra, una formazione d'assalto quella della Becheri. Graviano intanto porta a casa altri due punti, una buona partita per lui fino a questo momento, 8 i punti realizzati sui 23 di squadra. Tempestini va da Sanguinetti, buon blocco di Bruni per far ricevere Rezzano, spalla canestro, fuori da Bruni, extra persa per Sanguinetti che ha tutto lo spazio e il tempo di questo mondo, tripla per lui. Sanguinetti sale a quota 6, seconda tripla nella sua partita. Dall'altra parte sbaglia Sestu, può correre Piacenza e non potrebbe essere altrimenti visto il quintetto in campo. Bruni sbaglia questa conclusione, un tiro se vogliamo affrettato, ma sicuramente ci sta nell'economia di una partita che vede Piacenza avanti di 16 lunghezze. Graviano aspetta Villani che esce dai blocchi, movimento di Scodavolpe che non viene servito, si preferisce andare da Floridia, ma c'è la palla persa, lancia baseball di Guerra perfettamente nelle mani di Tempestini che va a servire Bruni, contropiede effettuato nel migliore dei modi da parte di Piacenza. Sesto costretto al time out perché la Becheri scappa sul 41-23. Il gioco è ripreso con Sesto che attacca, ma c'è subito la palla rubata da parte di Piacenza. Vediamo trionfo dolorante, non rientra nemmeno in difesa, colpisce Tempestini da tre punti. Adesso si può effettuare il cambio con trionfo che lascia il posto ad un proprio compagno. Piacenza avanti 44-23. Scollinato oltre i 20 punti di vantaggio.
attacca Sestu con Spada Volpe che va da Graviano, fischio lontano dalla palla, fallo da parte di Tempestini. Per lui si tratta del primo personale. Sarà rimessa da fondo per Sestu, riceve in questo momento Graviano, poi Villani sotto da Passaretti, l'appoggio a bersaglio da parte di Floridia ed è il canestro del 44-25. Siamo entrati già da qualche secondo negli ultimi 7 minuti di questo primo tempo. Tempestini va da Bruni, si cerca Samoggia che è rientrato al posto di Rezzano, sbaglia il passaggio Matteo Samoggia, Graviano si incarica di lanciare questa transizione, poi Villani si arresta dal gomito destro, sbaglia incredibilmente, Guerra a rimbalzo, su di lui il fallo di Passaretti, troppo irruente nel cercare di conquistare questo rimbalzo offensivo. Esce Bruni, rientra Leonza nel frattempo per Passaretti, è il primo fallo personale. Sono invece primo fallo di squadra anche per Sestu, che ora difende contro Piacenza. Piacenza che attacca con Samoggia, consegna Tempestini, poi taglia dopo il blocco Samoggia che non si intende con Tempestini, un lob che non può essere controllato dal numero 21 piacentino. Sesto supera la metà campo con Graviano, ecco Passaretti per il blocco che ritorna per il nuovo pick and roll, cambio difensivo non attaccato da parte di Sesto che sbaglia questa conclusione. Sanguinetti a servire Leonzio, nuovamente da Sanguinetti che fa un palleggio, si prende questa tripla, gli esce corta, lotta bene Leonzio ma alla fine scoda Volpe a catturare il rimbalzo. Floridia lancia Villani che mantiene vivo il palleggio, si arresta in questo momento nuovamente scoda Volpe, 14 secondi, si butta dentro scoda Volpe, bene la palla per Passaretti, 44-27. Attacca Piacenza con Tempestini che si è portato sul lato destro, si muove Leonzio che riceve, attacca verso il centro, si fa vedere Sanguinetti, si cerca Samoggia che però non può essere servito, quindi ribaltamento di lato per Tempestini, tripla di Tommaso Tempestini, torna più 20 Piacenza, 4-7-2-7, metà del secondo quarto. Graviano con la palla per Scoda Volpe, poi Villani, il difensivo porta Guerra su di lui, non un grosso problema per Piacenza che ha ancora una volta quattro piccoli, può cambiare sostanzialmente su chiunque. Villani sbaglia, Tempestini conquista il rimbalzo, lancia Leonzio e aspetta l'arrivo dei compagni. Tempestini nuovamente in punta con la palla nelle sue mani, si butta dentro, passaggio completamente fuori misura, palla persa da Piacenza. Porta a casa un fallo Villani, su di lui la pressione eccessiva da parte di Tempestini, per lui è secondo personale. Rientrerà Magrini, vediamo chi gli fa posto. Fuori proprio Tempestini. Sesto con Graviano, 10 secondi per andare al tiro, buona la palla sotto per Passaretti, arrivano in due a stopparlo, probabile fosse di Samoggia, comunque buona difesa da parte di Piacenza, Guerra sul lato destro a servire proprio Samoggia, gioca l'uno contro uno sul Graviano, poi fuori da Sanguinetti, si butta poi dentro, il fallo difensivo di Sesto, fallo di Villani. Piacenza sta giocando con una sicurezza invidiabile.
dall'altra parte. È chiaro che Sesto cerca di opporre ciò che rimane delle proprie rotazioni, lo ricordavo in avvio di partita, deve fare a meno di diversi elementi importanti. Non vediamo per esempio Varrone nel pacchetto lunghi, non vediamo Giuliano Samoggia. Vedremo se sarà di questa partita la Guzzi, ma è improbabile, non c'è nemmeno Melis, sicuramente quattro assenze importanti, mentre va a segnare Leonzio. C'è un giocatore di Sesto, dolorante, si tratta di Passaretti, esce intanto Guerra, rientra Rezzano, miglior realizzatore di questa partita, quota 13. Capriolu è andato a servire Spadavolpe, sbagliata la sua tripla, prova a lottare Tempestini, prova a lottare Leonzio, anche perché Tempestini è uscito in precedenza. No, l'ultimo tocco è stato dell'esterno piacentino, che adesso difende sul Graviano, Spadavolpe, c'è il fallo in attacco da parte di Sesto. Fallo del numero 18 Passaretti, per lui si tratta del secondo personale. Palla Magrini che va da Samoggia, poi si arriva da Leonzio, bella la palla sotto per Magrini che è rimasto lì, tiro decisamente fuori misura. Spadavolpe non può prendersi il tiro perché Magrini recupera molto bene su di lui. Cambio difensivo porta questa volta Leonzo sul numero 1 Sestese. Passaretti col tiro difficilissimo per la buona posizione della difesa piacentina. Rezzano ha conquistato il rimbalzo, lanciato Magrini che sistema i piedi, prende la tripla dall'angolo a bersaglio. Mattia Magrini sale a quota 8. 52 a 27, Piacenza vuole scappare e sistemare la pratica quanto prima. Rezzano in contenimento, riceve però Passaretti, sbaglia questo appoggio incredibilmente. Leonzio si lancia in transizione offensiva, lascia il pallone per Magrini, Sanguinetti, poi Samoggia tutto solo, si appoggia al tabellone. 12 punti nella partita del Sardo, della vecchia di Piacenza, doppiata la sostento Sesto. Spadavolpe, mancano 13 secondi nell'azione, si butta dentro, si appoggia al tabellone, magia di Spadavolpe. 5-4-2-9, siamo entrati negli ultimi due minuti di questo primo tempo, sempre più tentativo di fuga piacentino. Rezzano in angolo da Sanguinetti che finta il tiro, va a servire Leonzio che il tiro invece se lo prende e come, sbaglia però. E quindi Graviano che supera la metà campo, squadra che lottano anche su questo pallone con Magrini che è l'ultimo a toccare. Cambio Becheri, esce Sanguinetti e rientra Guerra. Uno e 20 circa da giocare. Sesto con la rimessa sul lato lungo. Spadavolpe si incarica di effettuare questa rimessa. Ecco Floridia che poi va nuovamente da Spadavolpe. Palla sotto per Graviano. 10 secondi nell'azione. C'è il fallo della difesa. Non d'accordissimo Leonzio. Per lui si tratta in questa partita del secondo fallo personale. Viaggio in lunetta per Graviano che va a bersaglio fissando a 30 il punteggio dei suoi.
2 su 2, 54 a 31. Piacenza attacca con Guerra che chiama lo schema, supera la difesa di Graviano con un buon crossover. Ecco il blocco di Massimo Renzano, Guerra si butta dentro, va a servire Leonzio in corsa, passaggio non precisissimo, però arriva quasi la palla rubata da parte della Becheri. Graviano a servire Cabriolu che si butta dentro, commette infrazione di passi però sull'arresto. Piacenza riconquista la possibilità di tornare in attacco. Adesso Guerra da Samoggia, taglio di Guerra ben servito, deve soltanto appoggiarsi, il playmaker scuola Latina. 56 a 31, 35 secondi da giocare in questo secondo quarto. Graviano si butta dentro, c'è Palming, palla accompagnata da parte del numero 4 in maglia Sestu. C'è una discrepanza di circa 4-5 secondi fra il cronometro dei 24 e quello della partita. Adesso Guerra sul lato destro, aspetta il blocco di Razzano, 12 secondi in azione. C'è il fallo della difesa, fallo che non manderà in lunetta nessuno perché in questo momento ha raggiunto il bonus da parte di Sestu. Magrini effettuerà la rimessa, pronto Guerra e Leonzio a ricevere, si va proprio dal numero 20 che mette palla a terra, 10 secondi. Attacca contro Cabriolu, ecco Razzano che ha portato il blocco. Magrini, 2 secondi, 1, troppo tardi, o quasi, sembrava essere tardi il passaggio per Razzano. A bersaglio questa tripla, finisce qui il primo tempo. Piacenza avanti 59 a 31.
Oh, si è scappato. È ripreso il gioco nel terzo quarto, attacca Sesto con Trionfo che sbaglia la prima conclusione. Piacenza quindi mantiene il più 28 maturato nei primi 20 minuti di gioco. Servito Samoggia sotto canestro, 12 punti per lui, una partita di grande solidità. Adesso porta il blocco per Magrini, quando mancano 10 secondi Sanguinetti a servire proprio Samoggia, che però va a commettere fallo in attacco nel tentativo di crearsi spazio in post. Primo fallo per Matteo Samoggia. Torna in attacco Sesto. Con Graviano che mantiene vivo il palleggio. Servito Scolavolpe sul lato sinistro. Poi nuovamente Graviano. Prova a farsi vedere Villani. Mantiene vivo il palleggio sulla marcatura di Samoggia, gli tira sulla testa ma fa buona guardia Samoggia e quindi Leonzio conquista il rimbalzo dopo l'errore al tiro. Attacca Sanguinetti che va da Magrini, prova a ricevere nuovamente Samoggia, questa volta vuole l'uno contro uno, invece si va da Leonzio. Chiude il palleggio, tanto spazio, troppo spazio per Magrini che però non colpisce. Scodavolpe testa alta per cercare un compagno, Passaretti servito col passaggio schizzatore dopo il gioco, il tiro viene sbagliato, tiro piuttosto forzato quello dal lungo dei sestesi. Sanguinetti schiaccia a terra per Samoggia che serve molto bene il taglio di Sanguinetti, poi Magrini finta il tiro, si appoggia al tabellone, trova due punti più 30 Begheri dopo un minuto e mezzo in questo terzo quarto. Trionfo prova a prendere posizione, fa buona guardia Samoggia, quindi Scodavolpe è costretto a mantenere vivo il palleggio. Sul cambio difensivo alla fine trova due punti quasi dalla spazzatura. Scodavolpe sale a 9 punti realizzati con 7 tiri presi, 4 dei quali mandati a bersaglio. Sanguinetti in punta da Magrini, poi c'è il movimento di Leonzo che riceve, mette palla a terra, si butta dentro, stoppato non fallosamente Leonzio, scusate, Rezzano va a bersaglio mentre Leonzio resta a terra, segna col fallo Rezzano, quindi ci sarà possibilità di gioco da tre punti. Si rialza Leonzio che però è dolorante al volto, non dovrebbe essere niente di che, tanto dolore ma nulla di grave per l'esterno ex Roma, piuttosto nervoso in questo momento. Resterà però in campo mentre Rezzano è pronto con il tiro libero aggiuntivo e lo manda a bersaglio. 6-4-3-3, Rezzano è salito a quota 19 punti con anche 4 rimbalzi che lo portano ad un fantastico 24 di valutazione. Passaretti si appoggia al tabellone, 35 punti realizzati da Sesto. Piacenza attacca con Sanguinetti che si lascia a terra per Magrini, controllo difficile ma mantiene vivo il palleggio, poi Samoggia serve Rezzano che scollina oltre i 20 personali. Gran serata da parte dei due lunghi che si stanno intendendo nel migliore dei modi in campo, stanno rendendo superlativamente, in questo caso va a far fallo Matteo Samoggia, per lui si tratta del secondo personale. Numero di Scodavolpe fissa il meno 29 di Sesto. È chiaro che la partita è ormai segnata, servirà un miracolo a Sesto. Attacca Rezzano uno contro uno insistito su Passaretti che conquista il rimbalzo difensivo dopo l'errore
del lungo biancorosso. Si alza Scoda Volpe che sbaglia da tre punti. Sanguinetti vola a rimbalzo, si lancia nell'altra metà campo. Ecco il blocco di Massimo Rezzano, un pick and pop che non viene finalizzato col passaggio. Sanguinetti prova a buttarsi dentro, ultimo tocco di un giocatore di Sesto. Cambio, Sesto rientra con il numero 9 Floridia. Sanguinetti da Malgrini, che torna da Sanguinetti, lavora sulla linea di fondo, ha servito Samoggia che ha spazio da tre punti. Soltanto Ferro, rimbalzo offensivo di Rezzano che si appoggia anche al tabellone e trova altri due punti, gli ennesimi in questa partita. Veramente eccellente quello di Massimo Rezzano, 23 per lui. Conquista anche il rimbalzo dopo l'errore di Graviano che ha dato il giro sbagliato al pallone sul tentativo di terzo tempo. Tocca con il piede un giocatore di Sesto. 20 secondi nell'azione di Piacenza. Sbaglia Sanguinetti, solo Villani a rimbalzo. 5:40 nel terzo quarto. Trionfo, il tiro difficilissimo contro tutta la difesa piacentina. Corre la Beccheri con Leonzio. Nuovamente da Sanguinetti, riceve poi Samoggia, schiaccia a terra per Rezzano, uno contro uno, spaglia canestro, abbracciato da parte di Trionfo. È il secondo di squadra per Sesto, è il secondo anche per il numero 10 in maglia bianco-blu. Esce intanto Samoggia e rientra Bruni. Rezzano dalla lunetta. Adesso attacca Sesto con Scoda Volpe per Trionfo, si prende la tripla, la manda a bersaglio. 5 punti nella partita del numero 10 di Sesto. Malgrini porta palla, in questo caso serve Leonzio. C'è il fallo della difesa, c'è il fallo del numero 6 Casula, poi lui è il primo personale. Bruni si accia a terra per le Sanguinetti, poi Leonzio, 11 secondi, attacca Piacenza con Leonzio che mantiene vivo il palleggio. Si va in angolo da Sanguinetti, 4 secondi, schiaccia per Rezzano, lasciato colpevolmente solo dalla difesa di Sesto. 71-39, doppio cambio in arrivo per Piacenza mentre Trionfo sbaglia il tiro. Rezzano conquista anche questo rimbalzo. Bruni alza l'intensità dell'attacco piacentino, va a servire Leonzio che arrivava a rimorchio. Bruni nuovamente in punta, aspetta Rezzano che gli porta il blocco, pick and repick, poi si arresta Bruni. 8 secondi, Sanguinetti dovrà inventare contro Scoda Volpe, crea dal palleggio, si prende step back magico. Sanguinetti con la tripla, c'è che fallo, fallo di Scoda Volpe che esagera sicuramente in questo caso con il tentativo di ostruire la tripla dell'esterno piacentino. Esce Magrini, entra a Guerra mentre rimane sul cubo dei cambi Tempestini e quindi darà cambio alla prima opportunità a Giacomo Sanguinetti. Più 35 Piacenza che diventa una più 36 e c'è per l'appunto il cambio. Esce Sanguinetti che fino a questo momento ha realizzato 10 punti con 3 su 7 da 3. 5 rimbalzi anche nella sua partita, tutti difensivi. Attacca Sesto, la palla a Scoda Volpe, riceve lontanissimo da canestro.
poi scivola anche, gli mette una mano sul pallone Rezzano, alla fine recupera il pallone, sbaglia e Leonzo conquista questo rimbalzo. Sesto sta faticando a restare almeno mentalmente attaccata alla partita. Rezzano stoppato da dietro, corre Casula, c'è però Tempestini a difendere su di lui, passaggio dietro la schiena, era già fuori Floridier quando ha cercato di salvare questo pallone. Piacenza riconquista questo pallone, Bruni da Leonzo che manda bersaglio da tripla, 78 a 39. Piacenza continua a mantenere ritmi piuttosto alti, adesso trionfo, torna da Casula che gli aveva servito il pallone, sbagliata la tripla da parte del numero 6 di Sesto. Adesso Leonzio in punta al solito blocco di Rezzano, si butta dentro Bruni che va a servire Tempestini, gran passaggio, una fucilata nelle mani di Leonzio che sbaglia questa tripla, maglie blu a rimbalzo, Floridia va a servire trionfo, superata la metà campo, palla nuovamente da trionfo, Skoda Volpe attacca contro Guerra, gli tira sulla testa, sbaglia Rezzano a conquistare il rimbalzo. Piacenza si mantiene in attacco con Tempestini che scivola, recupera in qualche modo il pallone, poi riesce a servire Bruni, 12 secondi per Piacenza che prende la tripla con Leonzio, tripla di Leonzio, 8 nella sua partita. Stanno pian piano andando a bersaglio tutti i giocatori di Piacenza. Intanto Floridia prova questo tiro, Guerra conquista il rimbalzo, lancia Tempestini che si appoggia al tabellone, gioca tutto campo Piacenza, arriva fino all'83 a 39, altro time out in campo. Trionfo sbaglia questa tripla, si è tornati a giocare qui al Palasport di Piacenza, nuovo possesso per Sesto che non riesce a colpire neanche in questo caso, due maglie blu contro Leonzo, arriva il fallo della difesa. Torna in attacco Piacenza che avrà due tiri liberi con Ennio Leonzo perché Sesto ha già esaurito il bonus. Saglio Leonzio, 84 a 39, 1:30 già a giocare. Non
85-39, percorso netto dalla lunetta per Ennio Leonzio. Graviano si butta dentro, si appoggia al tabellone, trova il canestro in questo caso. Supera quota 40, Sestu. 8-5-4-1. Un minuto e una ventina di secondi. Palla persa da parte di Piacenza, corre Villani che va ad appoggiarsi al tabellone. 85-43. Attacca la Becheri con Bruni in punta, ecco il blocco di Samoggia che taglia, non riceve in un primo momento. Leonzio cerca di servirlo ma si cerca il ribaltamento di lato. Palla persa da parte di Piacenza e attacca Villani, va a servire Graviano. In angolo da parte dai proprio compagno che colpisce, c'è la tripla da parte di Floridia. 85-46. Bruni si butta dentro, si appoggia al tabellone, segnando ancora una volta Piacenza. 87-46. Trionfo, prova con la conclusione, sbaglia e finisce qui il terzo quarto. Piacenza avanti di 41-87-46. Si è ritornato in campo, ultimo quarto di gioco, partita che ormai non ha più nulla da dire da diversi minuti. Piacenza avanti di 41 lunghezze. Samoggia riceve, perde palla dal palleggio, gliela strappa il Graviano che si lancia in contropiede, 1-2 con Trionfo e poi arrivano i due punti da parte di Sesto. 87-48. Con Tempestini, ecco il blocco di Samoggia, si va però da Magrino, perlomeno ci prova Tempestini, arriva la palla persa, Sesto già dall'altra parte, prova a strappare la palla a Bruni, difesa molto aggressiva anche in questo caso da parte di Piacenza, costringe Sesto ad attaccare contro la difesa schierata, poi c'è il canestro più fallo da parte di Floridia.
87 a 50, perché il canestro è valido. Fallo di Bruni. Libero aggiuntivo per il numero 9 che va a bersaglio, salendo così a quota 8 realizzati, a quota 6, no, quota 8 realizzati, si aggiorna in questo momento il live score. Attacca quindi Piacenza con Tempestini, che va da Bruni, 5 secondi in questo momento. Samoggia abbracciato da Graviano, continua con i falli sistematici in post sesto, non è la prima volta che lo vediamo in questa partita. Resettato a 14 il cronometro dell'azione, Piacenza pronta con Bruni ad effettuare questa rimessa, andare al tiro. Non riceve Samoggia, riceve Tempestini, lontanissimo da canestro. Ecco Bruni che si fa vedere in punta, poi lob per Samoggia che controlla questo pallone. Serve Guerra che trova altri due punti dal pitturato, salendo così a quota 4, quota 4 nella sua partita. Trionfo a bersaglio, 89-53 qui il Palasport di Piacenza in questo sabato pomeriggio, che vede Piacenza giocare ad un orario piuttosto strano. Sicuramente la risposta è stata ottima da parte dei giocatori, si temeva insomma l'orario non facilitasse le cose. La Piacenza continua a giocare la propria pallacanestro, anche questo è un dato molto interessante. Sicuramente il divario non aiuta a mantenere alta la concentrazione, ma Piacenza sta trovando le giuste motivazioni. Anche in questo caso ruba palla, poi Tempestini aspetta, serve Bruni, arrivano tutti 10 giocatori, quindi si può giocare a difesa schierata, 14 secondi. Adesso Guerra guarda il canestro, si prende la tripla e la manda a bersaglio. Esulta con la panchina che lo incita, che ha poco spazio solitamente. Sicuramente giornata di gloria per lui, che può dimostrare quanto imparato in settimana. Lottano un po' tutti a rimbalzo, alla fine è sesto a mantenere il controllo di palla, sbaglia la tripla, Guerra a rimbalzo, mani salde sul pallone. Corre Bruni che aspetta l'arrivo di Samoggia, poi si porta verso la punta per giocare consegnato con Magrini. Nuovamente palla al numero 2 di Piacenza, attacca il ferro e c'è il fallo su di lui. Viaggio in lunetta per Mattia Magrini. Bersaglio Magrini, 95-53. Piacenza va a sbagliare invece dal secondo libero, si resta quindi sul più 42. Prova a farsi vedere il trionfo, ma Magrini fa buona guardia su di lui. Attacca Villani, porta a casa il fallo del diretto avversario Tempestini. Viaggio in lunetta per il numero 11 di Sesto. Bersaglio il primo libero, sbaglia invece il secondo e c'è il rimbalzo però da parte di Sesto, che non colpisce in diversi tempi. Prova il rimbalzo Piacenza, alla fine l'ultimo tocco, perché la palla esce, è di un giocatore di Sesto e quindi si può tornare con Piacenza in attacco. Tempestini supera la metà campo, Magrini sul lato destro, il taglio di Tempestini non viene servito, ecco il blocco di Samoggia per liberare Bruni, poi si muove Guerra sulla linea di fondo, viene servito invece Tempestini, 10 secondi, attacca contro Trionfo, vuole l'uno contro uno dal palleggio, ma Trionfo difende molto bene, quindi Bruni dovrà inventare 4 secondi da Magrini, che praticamente sulla sirena si prende questo tiro fuori misura. Trionfo dall'altra parte dai 6.75, sbaglia Tempestini con questo rimbalzo,
si butta in attacco, poi Bruni, palleggio, arresto e tiro da manuale. 97-54, siamo entrati negli ultimi 6 minuti di questa partita. Sesto con trionfo che si prende una tripla pazzesca da lontanissimo. Ultimo tocco di un giocatore di Sesto che aveva calpestato la linea di fondo. Doppio cambio su Stentu, dentro Skoda Volpe e Floridia, fuori trionfo e Villani. Continuano le rotazioni per coach Sassaro, mentre Piacenza va con quelle che bene o male sono le seconde linee. Quindi Guerra che sta giocando tanti minuti, Tempestini si fa vedere, va da Magrini, poi ancora Guerra che mantiene vivo il palleggio, difficoltà nel ball handling, arriva la palla persa da parte del numero 9 di Piacenza. Fallo di Magrini per lui è il secondo personale, 3 invece falli di squadra per Piacenza. Passaretti lavora contro Samoggia, poi la palla a Graviano, nuovamente da Passaretti, si prende questo piazzato dalla media. A bersaglio 9-7-5-6. 5 minuti che iniziano adesso. Piacenza l'inizio avanti di 41. Tempestini da Bruni che attacca dal palleggio, si arresta, tira, sbaglia al rimbalzo sulla maglia blu. Skoda Volpe per fare l'angolo dal Graviano, sbaglia, però c'è Skoda Volpe a prendersi il rimbalzo, a conquistare 2 punti, sono i punti 12 e 13 nella sua partita. Bruni alza un bellissimo lob per Samoggia, sbaglia da un centimetro. Un po' di stanchezza dopo il grandissimo primo tempo giocato dal numero 21 della Becheri. Skoda Volpe prova la zingarata, non ci riesce, però c'è il rimbalzo offensivo dei suoi. Bella palla da parte di Skoda Volpe. Ultimo tocco di un giocatore di Piacenza, 10 secondi per andare al tiro per quanto riguarda Sesto. Bel pallone di Skoda Volpe dietro la testa praticamente per Passaretti, si appoggia al tabellone, 97-60. Piacenza ora con Tempestini che guarda il canestro, schiaccia terra per Magrini e si butta dentro, non ha paura di nulla Magrini. Realizza quelli che sono i suoi 12 e 13 punti nella partita. Prova ancora Passaretti, questa volta sbaglia, Bruni conquista il rimbalzo, si lancia in attacco, però rientra bene Sesto, quindi Guerra, il passaggio murato, Bruni in qualche modo lo riconquista, poi ci mette una mano sulla volta che si lancia il contropiede, porta a casa il fallo da parte di Tempestini che non ha potuto fare nulla in questa occasione. Già gellonetta per Skoda Volpe, ultimo ad alzare bandiera bianca in quanto riguarda i tentativi di realizzazione. Sbaglia il primo libero a sua disposizione, era il primo tirato nella sua partita. Ma invece col secondo sale a quota 14, diventando il migliore dei suoi al pari di Passaretti e Graviano, tutti appunto a quota 14 punti realizzati. Tempestini si arresta da lontanissimo, a bersaglio con la tripla che fa esplodere la palla spotter che viene superata, quota 100, 102-61.
servito a Passaretti, che riporta sotto i 40 di scarto Sesto. Mancano 2 minuti e mezzo circa, 2:30 che sono iniziate già da qualche secondo, però Leonzio a bersaglio il 104 a 63. La Volpe si vede toccare, ultimo tocco di Bruni che arriva a mettere pace tra i giocatori, tutti a dire non l'ho toccata, non l'ho toccata. Bruni molto sportivamente si autoaccusa, anche perché sicuramente non è la partita in cui provare a rubare un possesso su una situazione simile, giusto rimanere all'interno della, di quello che è la sportività. Tripla intanto che non colpisce nulla se non il ferro da parte di Sesto, tocco di Tempestini che riceve, serve Magrini per un velo, non realizza con anche il fallo, ci sarà però viaggio in lunetta per lui. Realizzato il primo libero Magrini, secondo a bersaglio, 106 a 63, ultimi 2 minuti che iniziano in questo momento. Scoda Volpe ancora una volta a bersaglio, questa volta da 3 punti, 106 66, 40 tondi a separare le squadre. Tempestini da Leonzo che vuole rispondere, soltanto ferro per lui, ci mette una mano Tempestini, la rimessa sarà però per Sesto. Attacca ancora Sesto con una Passaretti che non può ricevere, Guerra ci mette una mano, lanciato Tempestini e non riesce a controllare questo pallone. Bello però come Piacenza continui a provare questi lanci lunghi. Un segno che vuole mantenere alta la concentrazione fino all'ultimo. Sbaglia, anzi no, alla fine realizza con l'aiuto del ferro e del tabellone il numero 9 Floridia. 106-68. Piacenza attacca con Leonzio, si va da Guerra. Ecco il blocco di Magrini che sostanzialmente sta agendo da numero 5 addirittura in questo quintetto. Quintetto basso, ruba palla a Guerra. Tempestini da Guerra, si va da Bruni che ha tanto spazio in angolo. Tripla da quello, non può esimersi. Ma rimbalzo Sesto. Non si riesce a servire solo la Volpe, ma Floridia prende questo tiro. Indeciso fino all'ultimo sul da farsi, sbaglia. Sarà Piacenza ad avere questo possesso, 43 secondi da giocare, ormai non vi è proprio nulla più da fare in questa partita, ultimi 2 possessi da giocare. Tempestini apre il palleggio, si butta nell'altra metà campo e adesso la difesa su di lui da parte di Sesto. Leonzio, secondi per Piacenza per andare al tiro. Leonzo mantiene vivo il palleggio, si butta dentro, l'ultimo tocco è suo e quindi potrà andare fino in fondo Sesto. 22 secondi, possono ampiamente scorrere i titoli di coda qui al Palasport, anche se arriveranno probabilmente punti in questo caso con Passaretti. Finisce 106 a 70, vediamo se Piacenza supererà la metà campo, ma difficilmente andrà a prendersi questa conclusione. Tocco con il piede da parte di un giocatore in campo. Tempestini supera la metà campo. E la partita finisce qui. Piacenza vince
106 a 70, può dirlo, mantiene il terzo posto perché è irraggiungibile. Da 100 può andare a mente sgombra a Faenza per quella che sarà l'ultima partita di questa stagione regolare prima dei playoff sabato prossimo, ore 20:30. Oggi è tutto, buon basket.